Pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento per parlare di tutto ciò che è successo in Italia e non solo. Infatti daremo uno sguardo alle cose di casa nostra, possiamo dire, ma anche oltreoceano, perché poi i problemi che riscontriamo in Italia in realtà ce li hanno un po' tutti. Meno male, Meno direi. male, infatti, non solo il nostro paese ovviamente ha delle difficoltà anche per quanto riguarda il gossip e anche i social, quindi ogni mondo e paese. Ne parleremo assolutamente nella puntata di oggi, anche perché vi avevamo spoilerato, visto che quella di ieri è stata un po' meno leggera. Oggi ci ridiamo agli argomenti che tanto ci piacciono, sempre però con una vena di riflessione che è molto importante. Sarà un'escalation e come sempre l'affronterò al mio fianco con Elvira Vigliano. Ciao Ciao Elvi. Alessia, come stai? Bene, tu abbronzatissima ormai. grazie al sole dell'una del pomeriggio, Sì, quindi io poi sono furba che mi metto anche il rossetto bello scuro, così sono proprio cadaverica, vabbè, il però. contrasto sta sempre bene, quindi. Grazie, grazie, gentilissima. Procediamo subito verso il nostro primo argomento che ricalca purtroppo ancora le tematiche che abbiamo affrontato nella giornata di ieri con la querelle legata ad Aurora Leone che è stata cacciata, come ben sappiamo. Ieri abbiamo visto anche il video integrale proprio qui a Gossip Mania, ma ne abbiamo parlato anche nei nostri notiziari, come giusto che sia. È stata cacciata dalla Nazionale Cantanti nonostante la convocazione soltanto perché donna e quindi non gradita. Ed è stata poi nel vedere la manifestazione una cosa ancora più assurda, poiché ha giocato tutta la Juventus femminile, gli arbitri erano donne, quindi realmente c'è qualcosa di assurdo e paradossale, incredibile, che ha avuto poi ancora uno strascico di polemiche, perché come abbiamo accennato anche ieri, Eros Ramazzotti, l'unico, si è rifiutato di scendere in campo dopo quello che era successo. C'è chi si è giustificato, chi ha cambiato ovviamente le carte in tavola. Fatto sta che il direttore generale della Nazionale Cantanti si è dimesso, quindi un primo passo di ammissione c'è stato. Sì, forse perché gioco forza, insomma, non aveva scusanti e quindi ha deciso di scegliere la strada più facile piuttosto che affrontare le conseguenze. Perché anche in questo caso, insomma, gli errori si possono commettere. Nessuno dice, nessuno punta il dito, però almeno bisogna affrontare le conseguenze, non scappare. Il fatto che lui sia scappato non fa altro che dare ragione alla versione data dalla Leone, perché effettivamente, insomma, c'erano state diverse polemiche ieri, partite stesso da lui, perché effettivamente diceva che non era del tutto vero il racconto, che c'erano state delle esagerazioni, ma poi così non è stato, a quanto pare. E infatti la verità poi viene sempre a galla, nonostante poi tutte le cattiverie che vi gravitino intorno. Anche Aurora Ramazzotti ha scritto un messaggio molto bello a sostegno di Aurora Leone, però là purtroppo, diciamo, la riflessione che abbiamo fatto tutti, anzi tutte in particolar modo noi donne, ma anche da parte di qualche maschietto, è che purtroppo la società in cui viviamo, l'abbiamo detto ieri, è ancora fortemente maschilista, lo è sempre stata. Forse, purtroppo, sempre lo sarà. E l'unico nostro obiettivo, tutto ciò che possiamo fare, è cercare di combattere nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, appunto, questi problemi sociali e sociologici, anche psicologici, possiamo allargare il campo. Sì, diventa un po' difficile perché, sai, non tutti i giorni si ha la voglia di voler combattere. In certi momenti almeno percepisco un po' di Sì. rassegnazione, come se fosse un destino che non si può cambiare. Ed è questo il problema, perché poi quando ci rassegniamo è lì che veniamo prese di soprassalto e quindi dobbiamo per forza reagire in maniera aggressiva. Speriamo che, insomma, ci sia un cambiamento da questo punto di vista, ma credo che il problema principale, come ho detto anche ieri, sia l'educazione. Non essendoci l'educazione al rispetto degli esseri viventi e poi delle donne, credo che sia difficile poi attuare questa transizione. Sono assolutamente d'accordo come sempre. E c'è qualcuno che ha raccontato la sua storia proprio di ribellione ad un sistema che non andava bene sin da quando era piccola, nonostante tante difficoltà, ed anche una gastrite incombente per qualche parola non ponderata. È Elisa, la notissima cantante italiana che tutti conosciamo appieno,
apprezziamo veramente una delle voci e dei caratteri anche più forti e più belli del panorama musicale nazionale e anche internazionale, perché si è spinta anche oltre i confini dell'Italia sin dagli inizi della sua carriera. E ha raccontato in una lunga intervista, cara Elvira, proprio che quando era un adolescente a 15 anni già iniziava a scrivere, a cantare, a suonare, a dedicarsi veramente a tantissimi ambiti nel mondo dell'arte e della musica, e subito il suo primo produttore gli ha detto: ma tu sei carina, sei donna, vai avanti così, canta le canzoni d'altri, non ti sprecare a scrivere le tue canzoni, a suonare tanti strumenti, a studiare, andare al conservatorio, sei carina, questo basta nel mondo dello spettacolo. Lei ovviamente ci è rimasta malissimo, perché la sua grande passione è la musica, sicuramente non un bel viso. Da lì per molto tempo si è chiusa in se stessa, le è venuta appunto questa gastrite che ha avuto difficoltà a superare ed ha avuto un piccolo trauma che poi ha superato solo qualche anno dopo, tra poco ti dirò come. Il problema è proprio questo, come accadeva tanto tempo fa, accade anche oggi. Il problema è che le donne hanno scelto questa strada, almeno per la maggior parte, cioè utilizzare la propria bellezza, strumentalizzarla per fare carriera. Quindi non fanno altro che dare ragione a questi produttori, a questi registi. Ti ricordi un po' di tempo fa, anche perché in questi giorni mi è capitata sotto gli occhi la puntata di Detto Fatto, in cui c'era ovviamente questa scena di come raccogliere un prodotto nel supermercato, e lì c'è stata insomma la popolazione dei social che si è ribellata, però poi a fatti non ci sono stati dei cambiamenti, perché continuano ad esserci problemi simili. Sì, anche perché poi il modello che piace, diciamo, è quello del supermercato, quando si vede una donna avvenente che va con i tacchi, che guida questo carrello e lancia cose proprio per raccoglierle in modo provocante. Sì, anche perché poi in quel caso la polemica era tripla, perché non c'era soltanto l'aspetto fisico, ma c'era il modo in cui comportarsi e poi questo legame con il supermercato, quando in realtà il supermercato è un posto di tutti, ci vanno uomini, certo, donne, anziani, insomma non è un solo posto per le donne. Quindi da lì si creano poi una serie di connessioni, ed è passato un annetto da allora, quindi non è che sia passato molto tempo, però la società non va avanti, restiamo ancorati a questi pensieri ed è difficile andare avanti, soprattutto quando poi si sentono racconti come quello di Elisa, che insomma toccano anche un pochino, perché si spegne la voglia di voler bruciare le tappe perché si è bravi, si bruciano le tappe semplicemente perché si è belli, ed è questo il problema. Ecco, proprio su questo mia madre mi ha lanciato anche una provocazione ieri, perché mi ha detto: secondo te, se allo stesso tavolo di Aurora ci fosse stata anche Diletta Leotta, l'avrebbero cacciata allo stesso modo perché anche lei è donna? Secondo me no. Credo anche io di no. Il problema è proprio questo, che Aurora insomma è una bellezza genuina, nel senso che è una ragazza che non utilizza la bellezza per... la vediamo con gli occhialoni, insomma, con questi vestiti larghi. Tua madre ha ragione, perché credo che probabilmente il contrario, in caso contrario, insomma, tutto questo polverone non si sarebbe alzato, anche perché probabilmente Diletta li conosceva tutti i calciatori, quindi... Sì, sì, infatti molto probabile, ma anche lo stesso direttore e dirigente della Nazionale, sì, Cantanti, sì. Quindi non c'era bisogno assolutamente neanche di andare avanti con queste formalità. Ritornando ad Elisa, abbiamo detto, l'abbiamo lasciata ragazzina, quindicenne, con questa porta sbattuta in faccia, con questo arrivismo semplice che lei ha voluto rifiutare assolutamente, ma un incontro le ha cambiato la vita. Infatti era il 2006 quando ha registrato il duetto con Tina Turner, e da lì alcune parole le hanno fatto scattare la proverbiale molla della quale parlavamo anche nella giornata di ieri, perché la stessa Tina Turner, anche qui abbiamo scomodato una grandissima icona della musica internazionale, della storia della musica internazionale, le ha detto: ciò che tu stai facendo, come porti avanti la tua carriera, il tuo modo di fare, il tuo modo di scrivere è incredibile, non mollare e soprattutto continua per la tua strada, perché ciò che stai facendo, la tua indipendenza, la tua ribellione, soltanto qualche anno fa, negli anni 80, per una donna sarebbe stato veramente qualcosa di incredibile, quindi non mollare. E da lì ha dimenticato tutto, anche le gastriti di quando era adolescente, e c'è stata questa nuova molla che ha fatto capire
capire che la strada che stava percorrendo era quella giusta. Anche perché poi parliamo di Tina Turner, che nonostante insomma l'altezza, si è comunque una donna che riempie il palco e riempie la televisione. E devo dire che forse con questo modo di fare è stata proprio lei che ha lanciato la possibilità, soprattutto a tante donne e anche donne che insomma provenivano da background culturali diversi, di scavare, creare un tipo di melodia di nicchia che potesse colpire magari chi ascoltava. E lei è stata proprio colei che ha aperto la strada. Quindi ricevere un incoraggiamento da Tina Turner penso che ti fa dimenticare anche come ti chiami, quindi la capisco, Elisa. Eh sì, è stato effettivamente un bellissimo complimento. Poi Elisa ha scritto un lungo post su tutta la faccenda e la vicenda ancora più importante proprio in questi giorni, perché ha voluto proprio porlo sotto i riflettori per tutto ciò che stava succedendo anche ad Aurora Leone. Ha avuto subito poi la grande solidarietà di tantissime artiste, quale Noemi, Elodie, che subito hanno confermato questo grande cerchio della solidarietà e soprattutto la grande forza delle donne. Sì, anche perché molto spesso, sai, si dice che le donne dovrebbero sostenersi a vicenda, però molto spesso quello che vediamo è un puntare il dito a vicenda. Molto. Quindi è bello che le diverse personalità dello spettacolo insomma cerchino anche di unirsi alla sofferenza di una donna e mostrare che in realtà non è sola, perché credo che in questi momenti sia importante avere un sostegno non solo di una persona ma di un'intera comunità, nonché del mondo poi. Il sostegno di una persona mi ha lanciato un grande assist per il prossimo argomento, perché c'è stata un'altra lunga intervista, questa volta non di Elisa ma di un'altra donna che diciamo sempre apparentemente dal carattere molto forte ma in realtà è molto fragile, quale è Asia Argento. Eccala. E tu sai un po' di chi ha parlato ovviamente? Ma non riesco ad immaginare. Però in realtà si alterna ad interviste, quindi siccome nella scorsa intervista ha parlato di Morgan, ora è di Corona. Ora ovviamente ha parlato di Fabrizio Corona, perché era stato un po' messo lì nel dimenticatoio, quindi ha detto evidentemente si potrebbe ingelosire, ci potrebbe restare male, sì. Quindi diciamo qualcosa di particolarmente carino anche per lui. Ha cercato un po' di dare un nome, di spiegare il rapporto molto particolare che c'è proprio con Fabrizio Corona, ha spiegato anche che lo stesso Corona, che devo dire la verità da un po' di settimane non ascoltiamo, quindi sembra che il recupero stia andando bene, appunto sta intraprendendo un cammino importante per la ripresa psicofisica dopo tutte le grandissime problematiche che ha osservato nelle scorse settimane. Sta meglio, sta bene, ha detto, ha imparato a incanalare l'energia in maniera positiva. Dubito però. Quindi già sarebbe una grandissima cosa. Nonostante ciò ha detto che il loro rapporto è un rapporto unico che non può essere definito con alcuna parola tranne anime affini. Me lo so anche scritto così, non me lo dimenticavo. Anime affini, anime gemelle, possiamo come diremo noi comuni mortali. Anime gemelle è una delle persone più importanti della sua vita. Al momento dell'arresto, ha detto, era sul set ed è stata subito bombardata dalle telefonate dei figli che la volevano avvisare di questa problematica di Fabrizio Corona con questo nuovo arresto strappalacri, me lo ricordiamo, insomma veramente molto particolare. Lei scriveva un telegramma al giorno, quindi anche questo molto romano, mi immaginavo tipo una lettera scritta col sangue, non piccione. So. Esatto, col piccione viaggiatore, queste cose, una lettera col suo profumo, molto romantiche. Quindi un telegramma al giorno in carcere, ed è stata felice nel sapere che poi fosse tornato agli arresti domiciliari in modo da poter continuare al meglio il suo percorso anche in casa, poiché era stata comunque una condanna troppo ingiusta, così come la nuova detenzione, quindi giustizia è stata fatta. Penso di aver parlato troppo ora. Prego, ti lascio i commenti. Si è anche suicidata la penna proprio perché non c'è molto da commentare, che insomma Asia Argento ha fatto tutto lei, quindi ha preso, ha lasciato, e poi queste anime affini dopo un mese, mi stupisce questa cosa, perché insomma l'unico legame che hanno avuto erano quello insomma un po' tossico ecco, diciamo così, non diciamo altro.
Però poi, insomma, di questi telegrammi non so lui che cosa se ne sia fatto, perché era chiuso in psichiatria, quindi non penso glieli consegnavano. Quindi secondo me c'è qualcosa che non va. E no, infatti, non gli sono mai stati recapitati, anche perché stranamente lui da quando è tornato è vero è stato indaffarato, però non ha mai più parlato di lei. Quindi... Ma credo abbia proprio dimenticato quel momento, anche perché, insomma... Parliamoci chiaro, in quella situazione il sostegno è venuto da pochi, era l'unica persona che è stata al suo fianco era sua madre. Non abbiamo sentito parlare a altre persone a favore di Fabrizio Corone in quest'ultimo periodo e soprattutto lei, ci aspettavamo insomma qualcosa di più di un piccolo telegramma, visto che diceva di essersi innamorata, che stava bene, c'aveva questa sì, relazione. Sì, anche perché nello stesso momento lei rilasciava, è vero, i telegrammi, ma anche interviste nelle quali diceva che voleva riprovarci con Morgan. Sì, cioè, quindi un po' di cose di bipolarismo proprio. Eh sì, anche per lei, perciò forse perciò si anime trovano. Affini. Esatto, bipolarismo affine in realtà. Dopo questa bellissima analisi dell'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona, che ve la lasciamo anche un po' ovviamente all'immaginazione, ai dati che potete reperire in giro per il web, ci fermiamo per qualche minuto, infatti un po' di pubblicità come sempre, e ritorniamo con i prossimi due argomenti. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo la pausa pubblicitaria, abbiamo altri due argomenti da analizzare, due argomenti anche particolari, perché dovremmo anche dare il via a una rubrica qui su Gossip Mania, ho fatto anche la rima, oggi sono poetica, dal nome Meteore. Sì, ce ne sono tanti. Esatto, visto che ogni giorno parliamo di personaggi che poi... non ci sono più, non vengono più pervenuti dai radar appunto del gossip, possiamo tranquillamente dare vita a questa nuova rubrica. Cosa sì, penso che riempiremo poi tutte le puntate con le meteore, perché ogni giorno esce un influencer, ogni giorno esce uno stilista, quindi devo dire che tra Sfera e Basta, Chiara Ferragni, che vabbè, questi sono intoccabili. Sì, è vero. Però ce ne sono tanti altri che si improvvisano influencer e colpiscono proprio appieno l'animo degli ascoltatori. Io infatti appena ho letto questa notizia che vi racconterò tra poco, ho detto wow, mi ero completamente dimenticata di questo personaggio. Che esistesse. Esatto, che esistesse. Perché effettivamente ha spiegato dal 2018, dove c'è stato questo coming out, è stato un po' lontano dai riflettori, non ha più pubblicato canzoni, ora è uscita la sua nuova hit che si chiama Mala Suerte, che è esatto, già diciamo sì, è ben augurante di tutti i suoi progetti, sì, che, sì, che ha spiegato appunto in questa lunga intervista, e voi vi starete chiedendo ma chi è? Anche perché dal nome della hit non credo si possa vincere facilmente, e stiamo parlando di Marco Carta. Non dite chi è, perché ve lo ricordo, è quello lì che è stato accusato di aver rubato in quel famoso negozio, quindi per questo ricordiamo Marco Carta. E sì, e poi anche perché noto frequentatore di talent, ha vinto Amici, è stato vincitore anche del Festival di Sanremo, infatti... Cari amici, quando vi lamentate che hanno vinto i Maneskin, andate un po' a riguardare la storia recente, almeno degli ultimi 20 anni del Festival di Sanremo, tra Occidentali Scarma e altre cose varie, Valerio Scanu, quindi veramente diciamo i Maneskin almeno hanno portato una ventata di live rock e rivoluzione, quindi ci sono stati degli esempi passati molto più particolari. Sì, diciamo che Marco Carta, lo ricordo solo, tu sarai la forza
casa mia, poi non ricordo nient'altro, cioè in altro paese. Tutti i luoghi e tutti i laghi era Valeroscano. Ok, quindi perché fanno parte tutti quanti della stessa scuderia, quindi difficile un po' differenziarli. È vero, infatti sì, quella è stata la sua hit maggiore che ha vinto anche il Festival di Sanremo contro tutti i pronostici, sì. Ci tengo a precisare ancora una volta, e nonostante ciò, appunto, dopo il coming out del 2018, Marco Carta ha deciso di allontanarsi un po' dai riflettori, anche perché c'erano state tante polemiche sul suo carattere, sulla sua vita privata, sulle sue produzioni musicali, ed ora ha rilasciato una lunga intervista. Ovviamente non si parla per niente di musica, perché dovrebbe farlo un cantante, quindi non ha spiegato i suoi progetti musicali, bensì i progetti personali. Ha spiegato che prima di tutto pensa al matrimonio con il compagno Sirio, stanno insieme da 7 anni, quindi questo va a gonfie vele, no? Mala suerte, tutto a posto. Mala suerte è un'altra cosa. Buena suerte, possiamo dire. Quindi tutto bene, tutto a posto. Meno male, perché... Esatto, perché già parliamo... Se così scrive ste canzoni, figurati in un momento di tristezza cosa può uscirne. Invece sembra che il momento sia abbastanza tranquillo, e infatti non solo il matrimonio, ma vorrebbe anche un bebè. Ovviamente questa è un po' più complicata come cosa. C'è un problema tecnico. Eh sì, c'è un problema tecnico, però utero surrogato, madre surrogata, tutte queste cose qui, magari all'estero vorrebbe avverare il suo sogno, anche perché ha parlato anche delle reminiscenze della sua famiglia, ha perso il papà da piccolissimo, la madre quando aveva 10 anni, infatti la canzone che abbiamo citato prima, ricordo che era dedicata proprio alla scomparsa della mamma, infatti si è particolarmente commosso anche al Festival di Sanremo, e dà proprio questa esigenza di donare amore e di mettere su famiglia. Sicuramente da questo punto di vista, al di là dello scherzo, ci può anche stare che, viste anche gli ultimi eventi, le problematiche legate anche all'omosessualità che vediamo poi di giorno in giorno, insieme a quella legata alle donne, sono ormai leitmotiv della nostra vita. Però in questo caso, ecco, si apre poi uno scenario un po' più complesso, perché soprattutto in Italia, insomma, è una lotta che va avanti da parecchio tempo, soprattutto perché si crede che un bambino debba avere una madre e un padre. In questo caso però sentiamo poi dalle notizie di cronaca come in realtà questa realtà, scusate il gioco di parole, non esiste più. Perché possono anche due genitori dello stesso sesso dare più amore rispetto invece a quelli di sesso opposto. Quindi... È vero, bisognerebbe aprirsi anche a queste nuove frontiere, ma l'abbiamo detto prima, c'è difficoltà ad accettare il ruolo della donna, quindi immaginiamoci con cambiamenti di questo genere, che comunque sono molto importanti e vanno a toccare veramente le radici, possiamo dire, del nostro paese, non solo. Quindi ci vorrà sicuramente il tempo necessario, ma un'altra battaglia da portare avanti, anche perché lo ricordo anche nei talent da Queen Mary, e parliamo proprio delle primissime edizioni di Amici, è stato sempre un ragazzo molto sensibile, educatissimo, molto scevro al di là anche delle dinamiche televisive, quindi si vede che le sue parole sono sincere, che veramente sente l'esigenza di donare amore. Sì, sicuramente, insomma, il fatto che sia fidanzato felicemente da ben 7 anni può essere anche un vantaggio per quanto riguarda poi la possibile adozione, perché sappiamo che, insomma, in Italia il sistema è un pochino complesso, invece all'estero funziona tutto in maniera diversa, in maniera più dinamica, quindi anche ad esempio l'idea di una madre surrogata è un'idea molto più comune. In Italia invece è ancora un po' difficile parlare di queste cose, soprattutto perché poi, insomma, c'è questo legame indissolubile tra madre e figlio o figlia che crea poi altri problemi, soprattutto se si parla poi di ragazze molto giovani. Quindi sono un po' di temi abbastanza forti da toccare, e cercare poi anche di includere questa figura esterna nella propria vita significa poi anche accettare la possibilità che questa donna poi decida di non farti adottare più un bambino. Quindi sono tanti i pensieri che vengono nella mente, ed è difficile anche il loro punto di vista, perché anche dichiarare una cosa del genere in un momento storico come questo è abbastanza forte.
È verissimo, speriamo possa realizzare ovviamente il suo sogno d'amore con il matrimonio e magari, perché no, anche un figlio frutto del loro amore, perché comunque ne hanno tantissimo da dare. Ora cambiamo assolutamente argomento perché non ne parliamo da un po' della chirurgia plastica. Sì, ci mancava. L'estate si avvicina, quindi bisogna sfoggiare, non dico le proprie forme, ma le proprie plastiche, sì. Perché ovviamente. Oggi mi sono fatta una cultura, perché proprio nel ricercare approfondimenti su questa notizia che tra poco vi sveleremo, ho proprio scoperto un mondo, perché ad esempio anche quando si parla del filler alle labbra, sì. E mica ce n'è uno, no. Cioè ce ne sono almeno una decina per il labbro superiore, il labbro inferiore, la protesi, e il filler, le rughette. Esattamente, persino uno fatto con la mucosa della persona, cioè certe cose assurde, il metodo russo, veramente tanti, le protesi persino, infatti bellissimo perché ho letto un metodo non invasivo con le siringhine, però le protesi nelle labbra, cioè. Sì, credo che sia un po' più invasivo, un po' più scomodo. Anche perché per chi insomma va dal dentista, già quando ti mette quel macchinario, insomma, diventa difficile, figurati con delle protesi. Io non so se ci sei passata, qui proprio mi sblocchiamo un ricordo, non dico da adolescente, ma proprio da piccola, per noi comuni mortali che abbiamo portato l'apparecchio ai denti, il calco. Ti prego. Soprattutto ce n'erano due, io lo ricordo quello bene. Verde. Esattamente. Quello verde e quello rosa. Quello rosa era tipo una gommina. Quello verde era un disastro totale. Era un trauma, a prescindere che ovviamente ti doveva prendere tutta l'arcata dei denti, quindi... Ma poi era tipo calce, insomma, era stesa. Calce, ti rimaneva veramente ovunque poi, perché una volta solidificato... E poi c'era questa voce del dentista che diceva non ingoiare, non ingoiare, non ingoiare, quindi era un'immagine proprio. È vero, e poi alla fine di tutto il percorso ricordo che ti chiedeva anche se volessi conservare vari calchi per vedere i progressi, una cosa veramente oscena, cioè cosa hanno fatto a noi bambini, non potete avere idea. Chissà se poi si fa ancora, non ho idea, penso magari con quello rosa. Boh. Penso e spero di no, perché insomma si va un pochino avanti, noi siamo, diciamo non siamo anzianissime, però insomma adesso si parla di nuove tecniche. Fatto sta che io non, almeno per il momento, non credo di voler ritornare a fare queste esperienze, perché insomma l'idea di dover inserire qualcosa nel viso soprattutto, sì. Insomma è abbastanza traumatica come idea. Esattamente, inserire qualcosa nel viso, perché ovviamente ci sono i filler, abbiamo detto, che possono aiutare a far salire un po' uno zigomo, a aumentare le dimensioni delle labbra, a spianare le rughette, a dare al viso un'impressione più giovane, ma ci sono anche installazioni più importanti, anche magari quello che può essere un lifting, sicuramente cose più invasive. Ed è stata accusata proprio di ciò la carissima Kelly Osbourne, che noi ricordavamo in una maniera completamente diversa, cioè almeno me la ricordavo 30 kg fa, cioè Noemi vai a scuola perché i veri dimagrimenti sono questi, ed è, possiamo dire, completamente irriconoscibile. Sì, io non pensavo fosse, anche perché la ricordavo bassina, mora, con questo verde che spuntava un pochino, questo ricordo di lei, poi quando l'ho vista insomma sono rimasta un attimo scioccata. È vero, ora possiamo dire che dimostra di più i suoi 26 sì. anni, perché comunque è molto giovane, mentre prima, ricordo, aveva anche questo stile molto classico, molto particolare nel vestire, i capelli sempre colorati, ora sono diventati glicine più o meno, sì. Quindi sempre molto particolari, ma è diventata bellissima. Anche lei ha parlato della sua trasformazione, ha iniziato a dimagrire circa 10 anni fa, l'ha fatto per motivi di salute, per stare bene con se stessa, non ne sapevamo niente, quindi anche in questo caso c'è stato un approccio al problema completamente diverso. Le sue foto vecchie si trovano assolutamente, tant'è vero che abbiamo fatto una bella carrellata in grafica di prima e dopo, proprio per farvi capire tutto ciò di cui stiamo parlando, quindi non ha rinnegato nulla, anzi ha solo spiegato le motivazioni del suo cambiamento per quanto riguarda una dieta sana, un allenamento ovviamente quotidiano, e quindi tranquillamente ora vive la sua vita in maniera serena.
Sì, il fatto è che comunque è apprezzabile, ci ha messo un po' di tempo, quindi questo fa capire che c'è stata effettivamente una corretta alimentazione accompagnata poi dall'esercizio fisico, che di regola, almeno per quello che sappiamo, sono le strade migliori, certo, per avere poi dei risultati duraturi. Nel tempo, esatto. Fatto sta che, insomma, oltre all'esercizio fisico, penso ci sia stato qualcos'altro, perché insomma... Sappiamo quali sono poi i problemi reali quando si ha un dimagrimento forte. Bisogna per forza ricorrere alla chirurgia, soprattutto perché poi risulta difficile anche accettarsi con la pelle in eccesso, insomma, certo, e tanti altri problemi, seno cadente, tutto è tipo un disastro, insomma. Quindi la capisco anche a 26 anni che abbia fatto questo tipo di scelta. È giustissimo, infatti, piccolo problema che lei lo nega. Tant'è vero che possiamo vedere dalle foto che effettivamente un po' di filler al viso sicuramente c'è, con queste labbra turgide, il viso particolarmente liscio e tirato, è anche giovane, c'è da dire questo. Però a coloro che l'hanno accusata di aver ricorso a chirurgia più invasiva, ha assolutamente risposto anche in maniera un po' al veleno e piccata, che comunque non è assolutamente vero. Ci sono state appunto solo queste iniezioni, ma nel tempo, già quando era molto più giovane, di filler, niente di più. Vabbè, noi non ci crediamo, cioè, possibile. È impossibile, perché non dico che ha cambiato i connotati, però quasi, insomma. Molto molto diversa, devo dire la verità. È vero che cambia il viso, però ha cambiato, cioè, zona labbra, naso, e ha completamente cambiato espressione. Ora, tornando al dentista, non so se effettivamente ci sia stato qualcosa anche lì, però come potete vedere dalle foto è completamente diversa, bellissima, niente da dire, però... Sì, diciamo che insomma il fatto di doverlo negare indice che si vuole nascondere qualcosa, perché altrimenti insomma non ci sarebbe nulla di male a dire sì, sono ricorsa alla chirurgia, anche perché insomma è un dato di fatto, ci sono dei problemi poi anche per quanto riguarda il vestiario, il movimento, insomma, quindi è anche normale che si ricorre alla chirurgia. E poi per quanto riguarda invece il viso, forse ha fatto un passo falso, perché effettivamente, insomma, lasciando queste foto in rete, il paragone è presto fatto, quindi non è difficile capire che c'è qualcosa che non va. Secondo me poi è un po' andata a scuola da Cerioli, perché rispetto ad alcune foto che si trovano su internet e su Instagram, quando poi ha postato il video nel momento in cui la stavano truccando, aveva un'area un po' più naturale, c'è da dire anche sì, questo. Però fa parte del gioco, fa parte un po' dei tempi, ormai il filtro fa parte della nostra vita. Sì, ma anche perché senza filtro ormai su Instagram non puoi postare nulla, perché ci sono tutti che ti criticano e dicono: potevi essere un po' più luminosa, dovevi essere un po' più scura e potevi fare questo e potevi fare quello. Quindi ormai il filtro è diventato il modo per poter diventare social. Il problema poi è la realtà, perché l'abbiamo detto, insomma, prima o poi si ritornerà agli appuntamenti al bar, quindi lì vi voglio e aspetto poi di capire che cosa succederà. Lì ci vorrebbe un telecomandino, sì, sì, attiva filtro, sai, ci vuole gli occhiali da sole della persona che ti guarda e... Tutti i problemi sono risolti, non ci sarà fondotinta che tenga, anche perché, devo dire la verità, anche per noi che lavoriamo ovviamente sotto ai riflettori e quindi bisogna truccarsi, bisogna curarsi e così via, truccarsi e mettersi anche questo tipo di rossetto con la mascherina è un atto di coraggio. Però devo dire che si stanno impegnando tutti quanti a creare qualche formula per aiutarci. Ci voleva. Però almeno la mascherina preserva coloro che magari non sono poi così perfetti, diciamo. Eh sì, anche gli incontri sgraditi, dobbiamo dire, quindi c'è modo di chiacchierare sotto la mascherina, perché noi facciamo gossip anche nella vita reale, perciò ci piace tanto. Detto questo, noi siamo in chiusura, grazie mille come sempre Elvira. Grazie Alessia. Appuntamento a domani, ore 18:30 con Gossip Mania, buon pomeriggio.